Cari amici, buongiorno, bentornati al Caffè Biblico e a una piccola riflessione anche oggi su un fatto di cronaca di qualche giorno fa. Avrete sentito anche voi che a Bari, nella Basilica di San Nicola, è stato rubato l'anello dal dito della statua di San Nicola e anche qualche altro oggetto prezioso. E naturalmente condanniamo qualsiasi furto, qualsiasi atto sacrilego commesso in luoghi cristiani e anche non in luoghi cristiani. La Bibbia dice chiaramente che chi ruba non entrerà nel regno di Dio e i ladri se la vedranno con il giudice con la G maiuscola. Ma non è di questo che vorrei parlare, vorrei piuttosto riflettere sul fatto che in tanti luoghi cosiddetti cristiani ci sono statue ricche, ci sono anelli, ci sono collane, c'è un'ostentazione di ori, di argenti, di stucchi, che secondo me stonano completamente con quello che è il messaggio di Cristo, con quello che è la vita di Cristo e di tutti i suoi apostoli. Una vita semplice, al limite della povertà, una vita sicuramente non di anelli e di abiti, facciamo un esempio, di cavalcature. L'unica cavalcatura che ha avuto Gesù non è stato un cavallo bianco, ma è stato un puledro d'asina mai sellato. E tra l'altro, pochi giorni prima di essere arrestato e di affrontare, la sofferenza della crocifissione. Per cui questo era il cristianesimo, è il cristianesimo, e credo che stoni l'accostamento al cristianesimo di sfarzo e di pietre preziose. L'apostolo Pietro, un giorno entrando nel tempio, nei primissimi giorni della Chiesa, vide un paralitico dalla nascita, e gli disse: argento e oro non ne ho. Quel pover'uomo chiedeva l'elemosina. E Pietro dichiara la verità: argento e oro non ne ho. Pietro e tutti gli apostoli non avevano argento e oro. Qualcuno si sorprenderà, ma non aveva un anellone papale, non aveva nessun fregio, nessun pastorale d'oro, aveva semplicemente il suo abito normale come tutti gli altri uomini, non aveva tiare in testa, non aveva oro e argento. Dell'oro e dell'argento non ne ho, ma quello che ho te lo do. Nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno cammina. Pietro aveva molto di più di oro e argento, aveva questa comunione con l'Onnipotente. Aveva questa ricchezza interiore della comunione con Dio, una ricchezza che puoi avere anche tu, che può avere ogni cristiano, la presenza di Dio. C'è un verso dei Proverbi che dice: quel che fa ricchi è la benedizione del Signore, è la benedizione di Dio, e quella non ce la può rubare nessuno. Questa comunione con Dio, questa gioia del Signore, non la può rubare nessun ladro. Ecco perché mi ha colpito questo episodio, ma nello stesso tempo mi sento sereno perché io non ho nulla di ricco da farmi rubare, nulla di prezioso, e così ogni, credo, tanti cristiani non ostentiamo, al di là della fede nuziale, anelli o cose del genere. Abbiamo ben di più, abbiamo la ricchezza di Cristo. Pace a tutti, Dio ci benedica e buon caffè.